calcio vuoi? Ci vedete, siamo decisamente più allegri, più sorridenti, più rilassati. Un 3-0 contro l'Entella della nostra Ternana che ci mette di buon umore. Sicuramente, insomma, è una settimana diversa rispetto a quella passata. Parleremo di questo e di molto altro con Gigi Manini, Buonasera. Enrico Maggiolini. Buonasera. Bentornato Enrico, e poi ormai li conoscete, Bene. non servirebbero neanche le presentazioni, il nostro tattico Gianni Ciao Giardinieri Lidia, buonasera a tutti. e il grande ritorno dell'amatissimo, occhio blu di On TV, che è Alessandro Madolini di Grazie www.calcioternano.it. Lidia, buonasera a tutti. Eccoci qua, allora comincio come al solito con Gigi, che l'altra volta, la settimana scorsa, era imbufalito, in particolare con l'arbitro. Però parleremo anche dell'arbitro anche questa settimana, perché non è che ci abbia trattato benissimo. Però cominciamo a parlare invece di quello che si è visto in campo con il primo titolo, e da lì ti faccio partire, Gigi. Finalmente una bella vittoria, una vittoria soprattutto con grinta, no? L'abbiamo titolato così. Sei d'accordo? Beh, allora, direi una bella vittoria, fondamentale perché se non fosse venuta la classifica sarebbe stata veramente disastrosa. Devo dire che non basta, perché se vediamo la classifica siamo ancora in una situazione Zona molto playout. difficile. Ci mancano, secondo me, invece in modo determinante quei 4 punti che io ribadisco, sono stati letteralmente rapinati negli ultimi minuti. Però purtroppo ormai è caduto, è inutile piangersi addosso, bisogna reagire. E io, tu dici, sono arrabbiatissimo con gli arbitri, ma alla fine mi stufo pure perché se io mi arrabbio e la Ternana in realtà non si arrabbia, allora mi sa che sono scemo io. Dell'arbitro però parliamo dopo, dai. No, appunto, nel senso che in questa partita poi tu mi hai dato lo spunto, dicevi l'arbitro stavolta non è stato decisivo, qualche errore grave l'abbiamo visto. Però insomma, stavolta possiamo passarci sopra perché il risultato è positivo. C'è da dire che rischiamo di rovinarci però il campionato perché se Falletti. Oh, t'ho detto che ne parliamo dopo Vabbè, dell'arbitro, però ma questa è la sei partita, indisciplinato. ma questa è la partita, Va bene, ok, allora dai, nel anticipiamolo il senso tema. che se Falletti si fa male lì, il campionato nostro, secondo me, già la rosa è risicata. Insomma, Falletti mi pare che sia assolutamente insostituibile. Quindi abbiamo vinto la partita, ma ha rischiato un'altra volta per una decisione arbitrale un po' discutibile di subire conseguenze gravi. Per quanto riguarda invece la partita, direi che primo la Ternana ha giocato una buona partita. Secondo me non è la migliore in assoluto che abbiamo fatto, però certo è quella con il risultato più eclatante, anche l'avversario. L'Entella invece, secondo il mio modesto parere, modesto ma non tanto, ha giocato male, ha giocato una brutta partita. Del resto l'umiltà è un male curabile, secondo Certo. Manini, ma non mi No, per riguarda. Manini è Ma non mi incurabile, riguarda. dico. No, se per caso fossi umile ti puoi curare, No, ma nel insomma. calcio, poi in altre cose non va. Allora, dicevo, Lendella ha giocato malissimo, devo dire. Si è divorata anche delle occasioni fondamentali perché potevano riaprire la partita, soprattutto Caputo, che è un giocatore che in genere le occasioni di quelle che abbiamo visto non le sbaglia, le ha sbagliate, insomma, meglio per noi. Una proprio Lì poteva girare la clamorosa, partita, invece non ha girato, poi dopo invece Venanti si è il terzo gol, la partita si è finita lì, tutto bene. Però insomma Io avevo ecco, titolato all'inizio, ti dico la quello che però verità, mi interessa dire è vittoria quello che dico alla fine. con cinismo, no? Perché Sì, però poi alla fine, diciamocelo, la Ternana che era stata sempre un po' spregona, che non aveva avuto stavolta tanto anche un successo, po' stavolta è stata fortunata. anche cinica e anche un pizzico fortunata, No, insomma. dicevo, quello che a me interessa dire, e concludo perché poi alla fine sono tutte cose che ho detto io abbastanza scontate. Che le altre volte secondo me abbiamo criticato troppo sta squadra, stavolta ho sentito commenti un po' troppo entusiastici, secondo me è la solita Ternana, buona Ternana, abbiamo trovato Palombi che secondo me è stato fuori per troppo tempo, perché il mister lo vede, dice sa non ce ne siamo accorti, questo però lo vede Da poco che lo l'allenamento, no ma noi invocavamo, poi non lo vediamo tutti gli allenamenti, da, ti ricordi? insomma La prima direi che puntata. Carbone invece lo vede tutte le settimane, anzi tutti i giorni, quindi insomma. Com'è sta cosa? Va. Insomma, questo è strano, ma non c'è solo il caso Palombi, ci stanno anche altri giocatori che secondo me, per esempio Petriccione, che dovesse fare il centrocampista centrale insostituibile, mi pare che si era detto dall'inizio, ci siamo arrivati un po' tardi, diciamo che ci siamo arrivati un po' No, noi ci tardi. siamo arrivati presto. No, no, vabbè, io Qualcun altro. sto Insomma, usando ci è un giro arrivato di un po'. parole, Diamo a no? Cesare Però qualcosa. almeno ci è arrivato, No, per dire, diamo il concludo. riatto.
sì, che no, spesso che si giudica un po' in base, in base al risultato. Meglio tardi che mai. Oddio, che è passato un girone. Ma no, anche sul portiere, poi ne parliamo dopo. Ah, sì, sì, parliamo di tutti questi argomenti, poi nel dettaglio. Non lo so se c'è un altro titolo del portiere, perché questo sì, è un argomento importante. Cioè, facciamo dopo. Cioè, allora, aggiungo a quello che ha detto Gigi, che sono d'accordo quando dice di non esaltare troppo questa prestazione. Mm. Esaltiamo il risultato, perché ce lo godiamo, ce lo prendiamo, ci mancherebbe pure. Però oggettivamente... Scusa, allora, se faccio questo inciso, dunque non sei proprio d'accordo con quello che ha detto Carbone, a fine partita è stata la partita perfetta. Ma Carbone, Detto poi iperbolica. Sono diverse settimane che non lo sto più a sentire. Perché dai. No, ma non c'ha senso. Ma lui è un gioco delle parti, non è che puoi venire lì e dire sì, beh, abbiamo avuto grande fortuna, meno male. No, lui ti dice chiaramente. Beh, anche tu, ma deve anche tirare sul morale della squadra, ma ci mancherebbe giusto, pure. Dai. Io però devo fare un'analisi che è diversa da quella dell'allenatore, ma per dire, banale commentatore, ok? Banale no, però vabbè. Su questo fine. Su questo mi ha attaccato il morbo Manini. Arguto. No, dico, è evidente che una partita che tu dopo 40 secondi, il primo tiro deviato, gol, vai 1-0, beh, ti si mette in un certo modo, no? Ma giustamente purtroppo abbiamo subito clamorosamente appena fatto il gol per una decina, 15 minuti, non 5 come dice Carbone, per questo che non preferisco non ascoltare, ho sentito tre parole a Sky, ho detto basta. Vabbè, quello però deve anche dirle certe cose. Ti ho detto, è giusto che le dica, è giusto che io non le ascolti, perché insomma è tempo perso. Ma dal, no. Dal mio punto di vista. Ma perché? Per me. On TV fa delle bellissime interviste. Lo so, ma falle, perché io infatti mi guardo sempre. Grazie a tutti quelli che le guardano. Guardo sempre i commenti dopo partita, mirabilmente condotti dal giovane Travaglio e da Trastulli, che è favoloso, però io mi becco sempre a lui, non lo so perché perché tu guardi, dividiamo le... No, ma è bello perché lui fa le domande e ti dà anche la risposta, mi fa la domanda dopo la Marzullo e lui dice, e tu dici, va detto che sì, noi abbiamo due commentatori e poi intervistatori eccellenti, sia Alessandro che Federico, che saluto. Note di colore. Dicevo, la partita si è messa in un certo modo, abbiamo subito, poi dopo si è un po' assestata, abbiamo trovato il raddoppio. Tra l'altro vorrei sottolineare triplamente la prestazione di Avenatti, che ha fatto due grandi gol, soprattutto il primo che non era banale per niente, ha fatto un gran bel gol, il secondo me l'aspetto, perché insomma uno è 1,96, arriva una palla al limite dell'area piccola, pretendo che segni, infatti ha segnato, bravissimo. E la partita a quel punto si è chiusa. Abbiamo avuto l'occasione di chiuderla prima con Petriccioni, è stato molto sfortunato, e quello è un tiro a botta sicura, è un caso che il portiere la pari, e 9 volte su 10 va dentro, dai, insomma, è anche bravura, dai. È anche bravura, però 9 volte su 10, ma anche se la tocchi di solito dentro. Potevano segnare pure loro, però potevano segnare anche loro, ecco, per cui luce e ombre, sicuramente una prestazione migliore di tante altre. Ma non eccezionale, diciamo che gli episodi io si invece, sono girati a per una favore volta, per una volta gli episodi stato sono girati tutti a favore, dopo gioco, ho visto dei titoli, ne parleremo dopo di alcuni argomenti che voglio sviscerare, però posso dire una volta, bravo Carbone, ci hai dato ascolto e hai cambiato il portiere, bravo e ne bravo. Parleremo, che, ne si, parleremo, che si è dimostrato determinante, eh sì, assolutamente, e di questo poi parleremo. Gianni Giardinieri, un giudizio anche da parte tua sulla partita? Sono d'accordo con quanto hanno detto Enrico e Gigi, è stata una partita, diciamo, che non ci deve troppo entusiasmare. Piedi perché per ci è andato tutto bene, abbiamo fatto sostanzialmente 3 tiri, 3 gol, la squadra si è comportata bene, ha sviscerato anche a tratti delle buone trame di gioco, però è presto per parlare di una svolta, almeno in termini, diciamo, di gioco e di organizzazione. Sicuramente rispetto ad altre occasioni c'è da dire che il mister sabato non ha sbagliato sostanzialmente nulla, perché ha messo la migliore formazione possibile e anche sui cambi, diciamo, non ha fatto danni, quindi già quello è parecchio. E però ecco, c'è da lavorare, perché comunque ci sono stati dei tratti in cui Lentella ci ha messo in difficoltà, ci ha messo un po', diciamo, nella nostra tre quarti. È una di quelle partite che possono falsare, il cui risultato, diciamo, è sicuramente anche un po' largo, perché forse 3 gol di differenza non ci stanno, probabilmente Lentella... Anche io ho scritto questa cosa sul mio pezzo per l'agenzia ANSA, insomma, che è stato un pochino forse troppo rotondo per quello che si è visto in campo. Sì.
fermo restando che sicuramente la Ternana ha giocato una Diciamo la nota più positiva sicuramente per me è il comportamento di due o tre giocatori. Uno è sicuramente Avenatti, perché come ha sottolineato Enrico, il secondo gol ha messo in luce una sua caratteristica fondamentale, che è il colpo di testa in elevazione. È saltato, ha fatto un terzo tempo, è stato, penso un metro si è saltato, tantissimo. Cioè, il primo di Avenatti. Il primo di Avenatti, sì. E Palombi si conferma attaccante in grado di capitalizzare al massimo tutte le occasioni che ha a disposizione. Questo è un ragazzo che ha fatto in tre partite da titolare, se non sbaglio, tre gol. E quindi insomma c'ha una, con quella in Coppa Italia c'è una media realizzativa, è entrato comunque insomma c'ha una media molto alta ed è il classico attaccante che si trova bene anche con Avenatti. Per me, come dicevamo fin dalla prima puntata, anche si meglio rispetto a Lagumina. E altra nota positiva, poi la sviscereremo, che a parte le solite due masate tra virgolette iniziali, Massimo mi è piaciuto sabato, ha fatto una bella partita, Valiant anche... clamoroso, in grande crescita, quindi insomma molte alcune luci, però ancora delle ombre. Attendiamo conferme però con Frosinone e Brescia. Allora Alessandro, c'è da dire, ecco, attendiamo certo con Frosinone e Brescia, giustamente dice Gigi delle conferme. Quindi Carbone stavolta le ha azzeccate. Breda, che devo dire nelle interviste è stato un signore, forse è rimasto un po' dispiaciuto che non ha avuto applausi, che non è stato molto accolto, anche se anche perché il pubblico comunque era pochissimo, però neanche fischi no, vabbè. Però 600 rotti paganti, insomma, esatto. Veramente siamo perché la gente ancora si chiede storici. Chi è che faceva la formazione, quindi che dice che fischio, non sono manco sicuro che la faceva lui per cui qualcuno però fischiava. C'è da dire che Breda comunque un signore, no? Una persona. Infatti l'anno scorso ci faceva nettamente gli affari suoi sotto tutti i punti di vista, ma anche nell'intervista che ha fatto Avenatti, proprio io gli ho chiesto, no, ma se aveva avuto modo di parlare con l'ex mister, ha detto sì, io gli ho detto guarda mister, mi dispiace, e lui gli fa ma sei bugiardo, così, no? Quindi, e lui comunque ha avuto parole di elogio nel suo ex mister, ha detto insomma benché lui non abbia fatto una grande stagione, sì, però ha detto scorso, che con lui però comunque si è comportato sempre bene sia da un punto di vista professionale che umano, e quindi su non c'era assolutamente non c'è niente da dire. No, dal no punto di vista umano, no, dico. No, 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 infatti anche lo stesso, ma poi ho visto anche l'abbraccio finale di Palumbo al mister, quindi anche i ragazzi insomma che l'anno scorso erano con lui, tutti quanti sono andati a salutarlo. Sì, quindi comunque credo, ma mi ricordo che anche la scorsa stagione, adesso non ricordo quale giocatore fosse, però Mazzoni, ecco, disse proprio che Breda davanti alle telecamere era una persona, poi dentro lo spogliatoio era un altro. Ce lo disse anche in studio. Perché era proprio un altro. Quindi era proprio, cioè, mascherare lui. C'è un'acqua cheta. Poi no, lui si faceva carico comunque tutte quante le problematiche verso di lui e poi dopo dentro lo spogliatoio era critico verso i suoi giocatori, ecco. Ale, parliamo anche, ecco, se vuoi aggiungere qualcosa sulla partita, una tua opinione. Ma io sintetizzerei con 4-5 punti questa partita. Uno, la sicurezza di Simone Aresti, che ha dato a tutta la difesa. Due, l'imprescindibilità di Petriccioli al centro del campo. Tre, la riscoperta, perché diciamo così, di Simone Palombi in attacco e poi 4 l'esplosione, perché fondamentalmente l'esplosione di Filippo Avenatti. Anche lui stesso ha detto che è la sua migliore stagione fino adesso, in 15 partite non aveva mai realizzato 8 gol. E come ultimo io direi che abbiamo capito poi finalmente che bisogna metterle dentro quei palloni, perché Filippo Avenatti ci arriva, non ci è che arriva, non ci arriva, se salta ci arriva. È quello, e quindi anche un plauso anche lo farei. Se non salta. Un plauso lo farei anche a Antonio Palumbo, che sì, è stato autore di una egregia partita dopo la prima dopo partite in colori nelle volte scorse. Adesso io direi che comunque a casa la Ternana sta macinando, non dico un bel ruolino di marcia, ma comunque ecco, la sconfitta contro il Verona ci poteva stare, quella del Benevento ci poteva stare, forse qualcosina in più contro il Cesena. Sta di fatto che adesso bisogna dare un po' più peso nelle partite in trasferta,
in trasferta non vinciamo dal 1° maggio del 2016. Comunque con la terza vittoria. Comunque i punti sono pochi. La gara a Como. Sì, sono 8 partite che la Ternana non vince dall'anno scorso, insomma, dalla passata stagione, come dicevo poc'anzi, a Como. In questa stagione in 7 partite solo 3 punti, quindi un bottino un po' misero. Posso dire una cosa a volo su Ragnatti, poi vediamo. Sì. Poi anche un po' di tattica. Secondo me, non per sminuirlo, perché secondo me è uno dei migliori giocatori della Serie B, anche se la Serie B è abbastanza modesta. Però se uno vede Avenatti dal vivo, si rende conto che è 10 cm più alto di tutti i giocatori della Serie B. Non è 1,96. Quindi che non la prendesse di testa è normale adesso, ma era grave prima, perché che non la prendesse di testa Avenatti era grave. Sì. Ha fatto un terzo tempo normale e il difensore neanche si è mosso, ecco, perché tanto non diciamo ci arriverà mai delle colpe, perché ha sempre anticipato, quindi ha fatto comunque 2 gol su palle lente, come piacciono a lui, no? L'ha detto anche Zanon, che lui ama, diciamo, colpire la palla lenta, la pallarella, diciamo, perché forse lì la palla veloce. Però ma dopo riparliamo, parliamo un attimo, visto che abbiamo accennato, dell'arbitraggio. Devo dire che Alessio, il nostro grande capo, ha voluto calcare un po' la mano perché si è arrabbiato molto, perché evidentemente quel fallo non ravvisato, perché ricordiamolo, non l'ha neanche fischiato il direttore di gara. E stava a 3 metri. Ecco. Quel fallo non ravvisato su Falletti l'ha proprio fatto arrabbiare, quindi c'è ancora arbitraggio scandaloso, perché insomma, mo ce ne sono stati un po', allora, sono troppi. Ne parlavamo la puntata scorsa, no? Dicevamo, ripetiamoci, ma che insomma, quello che dà fastidio è il metodo di giudizio, che è sempre differente, usato partita dopo partita. Perché l'espulsione di Meccariello a Salerno, abbiamo detto, per me, ma penso un po' per tutti, era massimo un giallo, diciamo generosa, quindi perché era un fallo di gioco fatto frontalmente, non da dietro, in cui lui va sul pallone, l'attaccante l'anticipa, lui prende l'attaccante, fallo giallo, perché al massimo arancione, ma certo, sì, rosso ma è generoso, diciamo che l'arancione ci stava. Allora, se tu mi espelli, allora io pretendo che questo metro di giudizio sia applicato in tutto quel tipologia di falli. E a quel punto di espulso ne avremmo 300 dall'inizio, cioè, del campionato, e non uno, Meccariello. Passa una partita e vediamo un arbitro che ammonisce 5 giocatori della Ternana, Martinelli, contro nessuno del... che abbiamo giocato? Dell'Entella. Ammonito dopo, però. Che alla fine al 90esimo, tipo verso il 90esimo, l'ha ammonito il primo di loro. 3-0. Peraltro per falli ridicoli. Allora, Aresti si è ammonito per perdita di tempo, secondo l'arbitro, il primo tempo, senza neanche 43esimo. Esatto, non è stato neanche avvisato. Nemmeno mai stato avvisato. Esatto. Mi sembra il 43esimo perdere tempo un'assurdità. Sì. Pedriccione non si è capito perché stava muovendo, perché ostruzione ma stava una cosa, insomma, voglio dire, era un'altra cosa ridicola. Zanon per proteste, Zanon, era il capitano. Zanon per proteste sul fallo di Falletti, cioè, poi, sul fallo di Falletti, ed è il capitano, quindi è titolato, esatto, a parlare. L'unica giusta è Defendi e Masi. Ok, quelle due ci stanno, però sono 2, non so, 5. Oddio, abbiamo preso più del doppio di quelle che dovevamo prendere. E gli altri hanno fatto dei bei mentre falletti. Mentre il simpatico Keita, ma anche, cioè, Troiano ha rischiato di chiudere il campionato di Falletti sabato, ha fatto un'entrata allucinante, l'arbitro che sta a 3 metri non è che stava a un chilometro, neanche fischia fallo, non solo non lo espelle, che quello è da rosso diretto, non quarto ci piove. Uomo è dormito il quarto uomo, cioè, non ci piove, che ci piove che è da rosso diretto. Ma no. Cioè, il quarto uomo era di Orvieto, sì. Perché va dritto, no, va dritto sulla gamba, lascia perdere che è Orvieto. Per me è la migliore della classe arbitrale che abbiamo. Poi la cosa di quel fallo lì, sì, se posso integrare, sì, la cosa interessante è questa: che Masi viene espulso per un intervento con palla dell'avversario, cioè lui va a cercare la palla, poi fa un fallo Meccariello, scusa. Mentre invece in questo caso Keita era in possesso di palla. Quindi è ancora più grave, perché fa un movimento col bacino ad allontanare Falletti. E lui era in possesso palla, è quasi un fallo più, diciamo, cattivo. Esatto. Perché cattivo, poi ci va con l'altro piede. Se ci va con l'altro caso, piede. Ancora... E ci va volontariamente. Io non riesco a capire veramente come si fa a non vedere un fallo del genere a 3 metri, come diceva. Volevo aggiungere un po' su 30 secondi. Sì, tanto ormai è inutile parlarne, perché te l'ho detto, la società ma arrabbio io, non si arrabbia la società, insomma, ma io mi risultava però, che dovessero fare qualcosa, poi non so se... Comunque, dicevo, sul fallo di Keita, io ho avuto l'impressione che questo ragazzo, che ha fatto una cosa scellerata,
è anche scivolato, quindi l'intervento è stato ancora più grave. Quindi forse non era così volontario, perché se fosse stato volontario era un intervento criminale. No, dico però, al di là del giudicare quello però almeno è fallo. Cioè, se l'arbitro e il quarto uomo non ti vedono quel fallo, secondo ma me, guarda lì, vedi perché io dico la società, la Denaro non conta, perché quell'arbitro, sì, basta che uno telefona al designatore e dice scusa, ti voglio far vedere quello che è successo a te. Martinelli, che è un arbitro... che è un arbitro a vedere la partita, l'ho visto io quando... Ma chi, Farina? No, scusate, non il designatore, commissario. Il commissario c'è spesso. No, scusa, dicevo. Allora, il commissario, chi per lui, fa una telefonata al designatore e gli dice scusa, cioè, guarda che Martinelli è un arbitro serio, non è in malafede, è un bravo arbitro, è giovane, però ha fatto una pazzia. Quindi bisogna qualche settimana, che ne so, gli dici stai a casa. Invece no, a sto punto questo continua a arbitrare, quindi secondo me le cose sono due. Io ti ricordo o la telefonata sempre. Non gliela fa o ha fatto bene come ha fatto. Questa è la cosa grave. Perché tu ancora pensi che le telefonate, le visioni, eccetera, no, eccetera. Vabbè, io ricordo sempre che arbitra in Serie A Maresca. No, appunto. Basta. Ma io il discorso mio, dietro a questo c'era... cioè, non vedere quello significa che ci sta qualcosa che non quadra, no? Sta qualcosa che non quadra. O... io ti ricordo che arbitra in Serie A Maresca. Altro da aggiungere sull'arbitro, signori? No, volevo dire che rappresenta comunque la mediocrità che c'è in Serie B, anche nella partita Cittadella-Verona c'è stato un ma non è mediocrità contro la, diciamo verso la Verona, sì, a parte la ce l'abbiamo dato, c'è sta una sequela di comunque vediamo un attimo la tattica allora con Gianni prima di passare ad altro. Io porto i foglietti perché l'età avanza, ecco, quindi la memoria già molto labile, sempre peggio. Allora, noi abbiamo fatto il solito schieramento 4-3-1-2. Lentella invece di presentarsi a specchio come di solito già al 4-3-1-2 ha fatto una variazione, si è presentata col 4-3-2-1, quindi una specie di albero di Natale. Questo ci ha creato secondo me una serie di vantaggi. Ma forse l'ha fatto per necessità, perché Masucci non era disponibile, perché sennò giocano sempre con Masucci. Ci stava Beretta, che dopo è entrato infatti al 30° primo tempo. No, è stata proprio una scelta, penso, perché loro si sono schierati con Costa Ferreira e Ammari, che poi sarebbe Ammari perché visto Ammari. Che c'ha, ecco, che era quello che in teoria si diceva meglio, insomma, a me non mi è dispiaciuto. Mamma mia. E stavano molto stretti Costa Ferreira. Che tra l'altro Palumbo, se non ricordo male, anche lì c'è stata una bella ammonizione non sanzionata, comunque, esatto. Va bene. E giocavano insomma solo con Caputo davanti e Costa Ferreira ed Ammari molto stretti, molto vicini. Sì. E questo diciamo ci ha un po' avvantaggiato perché Caputo ce l'avevamo come punto di riferimento e soprattutto potevamo fare il 2 contro 1 perché non avevamo una seconda punta. E Troiano, come avevamo, perché io l'avevo scritto, voglio un po' incensare, poi ne parlavo con Alessio con WhatsApp, diciamo si sono verificate un po' le cose che avevo scritto anche un paio di giorni prima nella presentazione del match. Cioè la prima è che noi, le squadre di Breda soffrono tantissimo le imbucate centrali, infatti abbiamo fatto il primo gol così, con un passaggio e poi l'imbucata di Falletti. E poi, soprattutto, diciamo, era abbastanza prevedibile che Troiano sarebbe andato ad orbitare dalla parte di Falletti, che per svincolarsi da quel tipo diciamo, di marcatura rientrava molto spesso basso. Infatti il primo gol va a prendere la palla a centrocampo. Troiano che per Ingesu diciamo ha fatto 65-66 fatti. Sì, come è il suo solito, è un giocatore che mena tantissimo. No? Anche lui? Sempre per... Sì, sì. Poi ecco, quando siamo passati in vantaggio possiamo vedere l'altra grafica. Risulta che Troiano tra l'altro c'è stato un cascatone, vero? Sì, Alessandro? Sì, in mezzozone. Stavamo intervistando Alessio. È stato punito. Sì, sì, sì. Oddio, scivolano tante persone, anche sì? un signore della Lega poco tempo fa c'era scivolato. Ma quindi dove precisamente? È proprio lo scalino lì della mix zone, quindi tanti forse con il campo bagnato perché c'è il sintetico che hanno messo. Sono già dispiaciuto per scusate la digressione, vai. No. Questa è la seconda grafica perché la partita è cambiata tatticamente al 30° del primo tempo, quando praticamente è entrato Beretta, che è una punta centrale, ma anche fisicamente diciamo importante, e Breda ha un po' messo riparo ai suoi errori. Al suo errore. Questa è una mossa abbastanza. Sì, si è messo 4-3-1-2 perché aveva visto che Caputo là in mezzo diciamo soffriva un po', ha messo la seconda punta. Costa Ferreira lo ha abbassato a fare l'interno di centrocampo. Noi ci siamo anche noi riadattati e questa è stata una cosa che ha fatto
piacere vedere, perché insomma ha dimostrato il mister di leggere bene la partita. Quando gli vanno fatti i complimenti bisogna dirlo. Palumbo si è spostato centralmente, si è messo a fare il play, e Pedriccione invece è andato a giocare sulla mezzala sinistra, diciamo, cioè, la mezzala sinistra, il defendi a destra. Questo era non per il cambio, però dopo il secondo gol. Questo dopo il secondo gol, sì. E diciamo, questo ci ha creato anche qualche vantaggio, proprio perché, diciamo, Palumbo è stato messo anche nelle condizioni di giocare, no? Un pochino più su Ammarì. E che Palumbo, tra l'altro, che peraltro ha fatto, insomma, ha fatto una ottima partita. Sì, una bellissima partita, autore di due assist. Due assist importantissimi, no? Io direi che ha fatto una partita, sì, due bei assist, buona partita, più che sufficiente. La prima si è vista la qualità da più di sei della stagione. Beh, due assist comunque sono da segnalare, ragazzi. Sì, ho capito, sì. Gli assist sono da segnalare, l'assist. Cross, so due cross, insomma, non è possibile che ogni palla che finisce sulla testa di uno lo è un assist. Il primo è un cross da tre quarti, è bravo per ben carità, pezzo, gli ha messo una bella per carità, bravo Palumbo a fare, ma bravo Venati a staccare. Il secondo è un cross bello, teso, cellulare preciso, però vabbè, rispetto alle ultime partite, però comunque c'è stato miglioramento. Comunque sia, giocavo meglio Palumbo, dai. Palumbo è da sufficienza abbondante. Ma sì, non è da 8. È da 6,5-7. Da 8. 6,5-7. Compresi che sta ritornando, no, però dicevo, ai suoi livelli. Io scusa, volevo dire, sarebbe anche dire, ora perché sì, è finito, sì, anche qui in girone. No, praticamente Gigi, dico, perché poi finiamo con la palla. Sì, la grande possibilità di scelta che c'ha Breda, che c'ha tantissimo, per esempio, secondo me, dicevo, ha scelto i due perché c'era fuori Masucci, ma in banchina c'ha Beretta. No, poi ce n'è altri. Era in panchina. Sì, sì, però secondo me se non l'ha messo c'è un motivo, perché ha giocato sempre. Vabbè, c'è anche Cutolo. C'è Cutolo che è insoddisfatto, cioè, ti rendete conto quante scelte c'è, infatti, questo? Se noi ci si raffredda l'attaccante non sappiamo chi mette adesso. Infatti noi stavamo con gli attaccanti contati, ecco, perché avevamo solo Avenatti e Palumbi. Comunque è incredibile che non ha fatto giocare Cutolo. Tra l'altro i risultati di Rentella, Cutolo ne fa parecchie. Non vanno d'accordo. Comunque Cutolo sembra che gli è stato detto, perché non viene, che gli è stato detto, ma qui non giochi mai a tennis, e dice, magari, quindi vediamo un po'. A chi è stato detto? Vediamo. Ma chi è stato detto? Questo, allora, è lo schieramento, sì, finale. Praticamente abbiamo ricambiato modulo perché questa è l'ultima slide, la facciamo vedere, perché abbiamo cambiato modulo al 19° del secondo tempo, quando c'è stato il cambio di Noia per Palumbi. Ci siamo messi a fare, diciamo, un 4-4-2, che poi era un 4-4-1-1. Falletti a volte stava sulla linea di Venati, altre volte gli girava un po' intorno, però sostanzialmente la cosa che discutevamo anche prima, che Palumbo si è messo a fare l'esterno sinistro, quando magari poteva anche farlo di Noia, che direi l'ha fatto con il Bari, e Palumbo poteva fare. Questa è stata una cosa strana. L'ha fatto per poco, poi. Si scambiamo il ruolo. Ma probabilmente perché né Palumbo né Pedriccione sono due incontristi. Di Noia nemmeno, però sicuramente più di gamba. Forse anche perché Palumbo aveva i crampi. È vero. E quindi è stato messo un po' esterno, perché di solito Palumbo è uscito per l'infortunio, no? Dopo non sapeva chi mette, ha messo un Palumbo. Negli anni 40, quando non c'erano sostituzioni, c'era l'anatra zoppa, no? Si faceva male uno, lo mettevano all'ala, perché era, diciamo, come il male, è vero, ovviamente Palumbo è un'altra zoppa, allora io passerei un attimo a pubblicità. Un break pubblicitario molto carino, vedete bene.